Buonasera, mi hanno dato spesso del baccalà, ma questa sera lo darò a voi. Questa sera baccalà e piselli. Una ricetta eccezionale. Chiaramente con i miei consigli vi verrà fuori una spettacolare pietanza, piatto, chiamiamolo come vi pare, se seguirete esattamente tutto quello che vi dirò io. Mi raccomando però, seguite pedissequamente tutti i passaggi uno per uno, altrimenti è una schifezza. Allora, andiamo ad elencare i passaggi. Ci sono due cotture separate. Intanto dobbiamo fare i piselli, per cui un chilo circa di piselli che condiremo con delle scorzette di arancia e di limone. Chiaramente ci vorrà un pochettino di vino bianco e dopodiché i piselli li andiamo a frullare tutti insieme per poter creare una cremina. I piselli li cuoceremo con un 50-100 grammi, 100 grammi forse è meglio per 4 persone per un chilo di pancetta dolce, mi raccomando. Il baccalà lo vediamo dopo. E dopodiché servirà per mantecare, per emulsionare, per creare una crema, un pochettino di latte, del parmigiano, circa un etto, facciamo un etto. Comunque gli ingredienti li trovate tutti in fondo alla ricetta, tutti quanti elencati uno per uno per 4 persone. Seconda cottura. La seconda cottura è fatta per cuocere il baccalà con i piselli. Dove sta il baccalà? Eccolo qua il baccalà. Allora andiamo a vedere. Questi erano i piselli. Baccalà. Abbiamo circa per 4 persone 8 etti di baccalà, circa 2 etti a persona. Poi chiaramente prendiamo il filetto, quello senza spine, senza nulla. Lo facciamo asciugare con della carta, lo tagliamo un pochettino all'aperto prima di cuocerlo, in modo che poi non tiri fuori l'acqua, perché mettendolo sennò nell'olio caldo comincia a bollire tutto quanto. Per cuocere il baccalà avremo bisogno di alcune cose: pepe e sale, e noi te lo dico, cipolla rossa, un po' di zucchero di canna, quindi un paio di cucchiaini, uva passa che andremo prima a rinfrescare un pochettino dentro al vino. Facciamo subito, così ci anticipiamo un pochetto. Un 40 grammi di pinoli italiani se possibile, un pochettino, due cucchiai di aceto, delle olive taggiasche, un paio di cucchiai, non di più, una cipolletta fresca se l'avete, altrimenti prendiamo esclusivamente la cipolla intera. Basta così, scorzetta di limone e arancia, ve l'ho detto prima. Andiamo immediatamente a cuocere i piselli, poi ci vediamo per il baccalà. Allora, immediatamente mettiamo a scaldare in una padellina la nostra pancetta. Non mettiamo olio, perché l'olio praticamente se lo farà direttamente la pancetta, e nel momento in cui comincerà a soffriggere ci mettiamo della cipolla già che noi abbiamo già tritato a parte. Dobbiamo prima cuocere i piselli, ripetiamo, e poi andremo a cuocere facilmente. Il baccalà si cuoce in 2-3 minuti, quindi non ci sarà una grande ricetta. Però i piselli intanto li mettiamo a fare. Facciamo appassire un po' la cipolla. Se il guanciale non è, la pancetta non è molto grassa, mettiamo un goccetto di olio. Quando la pancetta ha incominciato a rosolare e la cipolla incomincia a brunire, insomma a mollarsi un po', mettiamo i nostri piselli. È inutile far soffriggere i piselli, perché i piselli non devono abbrustolirsi, quindi possiamo mettere immediatamente dell'acqua calda. Mettiamo un pizzico di sale, facciamo cuocere i piselli a fuoco medio-basso per circa una quarantina di minuti.
ci vediamo più tardi. Mettiamo a soffriggere le nostre cipolline fresche che faranno da complemento al nostro baccalà, insieme a qualche goccia di aceto . Dobbiamo aspettare che appassiscano un po'. Abbiamo messo le nostre poche 30 grammi, i nostri 30 grammi di uva sultanina, che intanto si è ammollata nel vino. Alziamo un po' in modo che comunque l'alcol evapori. E lasciamo cuocere per un po' di tempo le nostre cipolline. Ci mettiamo anche la nostra bustina di zucchero di canna. Non mettiamo sale assolutamente, perché il baccalà già sarà salato. Un po' di pepe sicuramente non va male. Quando il vino si è ritirato tutto, o meglio evaporato tutto, possiamo allungare con un po' di acqua calda. Ripeto, dobbiamo attendere che la cipollina sia più o meno trasparente. Quindi abbassiamo il fuoco e aspettiamo un po'. Possiamo inserire anche i nostri pinoli. Il nostro filetto di baccalà, eccolo qui, bellissimo. Ce lo facciamo dare dalla nostra pescheria con la pelle, perché la pelle poi la dobbiamo cuocere il baccalà sulla pelle quando la mettiamo nella padella, ok? Tiriamo come volete dei pezzettini di baccalà facendo una pressione a testa. Ecco qui, abbiamo 5 bellissimi pezzettini di baccalà che andremo poi a soffriggere. Sul baccalà, nel frattempo che tutto si cuoce, andiamo a grattare un po' di scorzetta di limone e un po' di scorzetta di arancia. Perché lo facciamo prima? Lo facciamo prima perché così il baccalà incomincia a prendere il sapore dell'arancia. Guardate che bello! Dunque, in attesa che la nostra cipollina diventi trasparente, quindi finisca di cuocere, noi abbiamo preso una parte dei nostri piselli, li abbiamo messi in un tritatutto e insieme a parmigiano e un goccettino di latte creeremo una crema. Mettiamo un poco di latte, andiamo in funzione di quello che succede quando andremo a fare la centrifuga, e mettiamo un pochettino di parmigiano dentro al nostro composto. Questi sono i piselli tritati, ci andiamo a mettere un po' di parmigiano e poi continuiamo a girare. Se è troppo denso, aggiungete del latte. A questo punto siamo pronti per andare a soffriggere il nostro baccalà e quindi fare la composizione nel nostro piatto. Ci vediamo fra un po'. Allora, riportiamo a ebollizione un attimo il nostro composto. Abbiamo messo in ultimo le nostre olive taggiasche, poche. Quando il fuoco sarà bello alto, ci poggiamo sopra il nostro baccalà.
Ecco qui, cerchiamo di poggiare il baccalà direttamente sulla padella, quindi gli facciamo un po' di spazio. Dobbiamo cercare di non far attaccare il baccalà sotto, quindi cercate di toccarlo piano piano perché il baccalà si rompe subito. Il baccalà deve cuocere pochissimo, 3 minuti, 4 minuti e poi girarlo un po' dall'altra parte. Voi non potete capire che profumi che ci sono da questa parte. Appena avete un po' di spazio, cercate di girare il baccalà dall'altra parte, cercate di scuotere la padella in modo da non farla attaccare ma nello stesso tempo non rompere neanche il baccalà. Direi che è pronto, ormai il nostro baccalà è pronto per essere mangiato. Bellissimo, andiamo ad impiattare. Allora, abbiamo finito la nostra ricetta, adesso impiattiamo. Cominciamo dal nostro composto tutto frullato, inseriamo come base, qui se mi vede Barbieri sono rovinato, accontentatevi dell'impiattamento perché come dicevo non sono Barbieri, per cui che dire, niente, è ora di mangiare. La ricetta è pronta, è baccalà con varie spezie che trovate tutte in descrizione, con piselli, frullati e tutto il resto. Buona serata, buon pranzo, buona cena, buona colazione, ci vediamo qui per le prossime puntate. Auguri a tutti e tanti saluti a tutti. Buona serata. Ragazzi, che spettacolo, fatela. È veramente buona. Il gusto dei piselli con il baccalà, con l'uvetta, con i pinoli e con la cipolla. Vi ricordate Pasqualino 7 bellezze? Queste 8. Mi raccomando, mettete like, iscrivetevi e tornate su questo canale. Arrivederci a tutti.